Okay, so thank you for having me here. Thank you for watching this documentary that we made in the past year. Obviously, I don't have any of the answers. We just have put some issues and some questions on the table, and I'm sure that most of you are more intimately familiar on a daily basis, maybe even with some of these issues. I think what was maybe new about what we did, because I'm working with VPRO Backlight, which produced this documentary, and it's a collective of researchers, filmmakers, and journalists that is doing what we call future affairs reporting. So we're not looking at current affairs, which is a facet category in journalism, but we try to look at the present and find traces of the future, a kind of reverse archaeology. So we're trying to look at, what is happening today that's going to be bigger in the future, and it could be a bigger problem or it could be a bigger promise. And I think when we started looking at this, it was the reason is that we were going to lose this library, and it was a specialized library, but it was on a global level one of the most important libraries in the world for North-South relations. So I couldn't believe that we were just going to be shredding 400,000 books, and that this was really going to happen. And over the years, in the past 2 years, I would say we had, some universities, schools for higher learning that had decided already in the Netherlands to get rid of their paper books, because they thought it was much easier for students to access digital texts, and they didn't need to keep the paper books anymore. So that was worrying, and of course it goes together with a general climate of budget cuts, of where can we cut a little bit here and there, and then preserve maybe not necessarily anything for the long run, but think about the short run, because that's the reality for most politicians. I mean, who cares, it's two generations from now, we may not even have this system, so, So anyway, when I heard about the Royal Tropical Institute's collection being divested, I really, I was like personally really hurt or worried. I had spent a lot of time there as a student, and I know the collection was built over 250 years. It also contained a lot of valuable maps from the 16th and 17th century. Those were sold off, of course, and most of them went to Leiden. But this was a tiny part of the collection, but the idea that a collection is valuable because it has been collected with an idea that is not just a mass of books, as you see in the Internet Archive in the film in San Francisco, it's a totally different thing, of course. And I think the knowledge that was contained in the way this library was constituted and built over the years was something that was, in the whole discussion, it was never really even mentioned. It wasn't taken seriously, at least. So then we started to look deeper into this, and we wanted to start filming the shredding of the books. And then last minute, Dr. Ismail Sirigeldin stepped in and took the books, which gave the documentary also a new turn. And we decided to follow the books, and from there look at the future of archiving and libraries. And then, of course, there was the civil war in Egypt. We couldn't really follow the books directly to Alexandria, and we were studying from a distance and in contact with the librarians in Alexandria, talking about, what other stories are there in your library that we need to do, and can we do some of the reporting maybe without going to Egypt immediately, because we couldn't travel to Egypt at that time. And then they told us about the mirror image they have of the Internet Archive, the only one. And so we looked into that. And that was extremely interesting, of course. And there's going to be a third one in China soon, if Brewster gets his way. So then we went to San Francisco, and we looked into both the, let's say, institutional efforts to preserve the information that is embedded in the internet, and also collect some visions on the importance of books and paper, because
I felt very strongly that we needed to keep the books, but I didn't have all the arguments necessarily. And I was very surprised to find in Silicon Valley those arguments why we need to keep the paper books. And I had never realized until then how short-lived digital data are and how what it means if you transfer a book from paper to digital. It means you're starting a process. It doesn't mean you have kept it. It means you have started an effort to update it at least every 2 or 3 years, because if you don't, you will not be able to read it. In addition, of course, the disks itself are very vulnerable, but I think the compatibility issue is the largest problem of all. And then we were alerted to archive team, which works closely also with the Internet Archive sometimes, but a network of hackers basically who don't ask permission but do what they think needs to be done collectively as a network. Very, very young people, most of them around the 20s, freely sharing information, freely downloading information that they feel is in danger of disappearing from the internet, and then sharing it with the Internet Archive for future preservation. But most of the data that they keep are data that are not stored anywhere else. And I think one big issue is that institutions can only collect a little bit and are not fully equipped for doing all the necessary updates, most of them. But private information that is of interest, not so much maybe as a body of knowledge as the library was in Amsterdam, but that is interesting for social historians to be able to study our time and our culture, is really lost. And most of it is not even on hard disks, is in the cloud. It's in the free cloud. It's a cloud that we prefer not to pay for. And we have no guarantee that it will be kept and that we will be able to access it when we need it. For example, most people under 40 in the Netherlands now get their news, their information from a website called nu.nl, now.nl. This website is not collected. Our Royal Library has decided last year to pick 10 websites every year that they collect. Collecting means they take a snapshot every 2 months. They take everything one day. Well, if you want to study, for example, let's say how now.nl reported on demonstrations against budget cuts, you would never be able to do that. The records are just simply not there. So I found it really worrying, stunning, and also very interesting to see that at this time, living in information age, we have less resources, we're looking at less resources than ever for this kind of social research. So these are some of the issues that I've been thinking about. Maybe can take some questions or participate in the discussion. Unfortunately, I missed the morning part of the day, but I hope it makes some connection with what you are interested in. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, è abbastanza curiosa e inquietante poi come questo fatto che sia la biblioteca di Alessandria evocata nella storia come luogo della concentrazione e della fragilità, alla quale sembrava che la tecnologia digitale avesse finalmente, ma fosse stata una vittoria sulla fragilità di Alessandria. Tutti i libri là, ma anche pronti ad essere bruciati, come lo sono stati ben due volte. E che noi in realtà abbiamo un focolare domestico nel quale bruciamo tutti i giorni i dati e informazioni. Questo introduce un tema non ovvio, ecco, almeno non era nella nostra. Abbiamo una piccola esperienza noi nel nostro archivio
di una serie di nastri musicali di concerti tenuti alla Biennale che possono essere ascoltati soltanto dalle macchine che abbiamo in archivio. E in alcuni casi le macchine che abbiamo in archivio risentono un poco del tempo, per cui una parte della nostra collezione di nastri musicali dobbiamo considerarla sull'orlo della perdita, perché appunto la tecnologia ha superato lo strumento sul quale era stato registrato. Il che comporterebbe, tra l'altro, una revisione continua, no, di tutto quello che, riportando su nuove tecnologie, quello che è stato registrato con tecnologie vecchie, un'operazione folle per la quale non c'è nessuna istituzione attrezzata o capace di pensare una cosa del genere. Questo è una bella sfida, questo documentario, perché ci scuote una serie di certezze, insomma, noi, diciamo, salvo questi incidenti di percorso all'interno dell'archivio storico della Biennale, vivevamo tutti nell'idea che la digitalizzazione fosse il fissare per sempre nel marmo del tempo le informazioni, ed ecco che qui il marmo si sta sgretolando sotto i nostri occhi e la vecchia antica carta torna ad essere importante. La carta deperisce, e però la carta quello che dice il documentario è che non basta la tecnologia. Beh, occorre che, torniamo al vecchio tema dell'importanza delle istituzioni, cioè è l'istituzione che conta, è l'istituzione che deve saper usare la tecnologia, ed è lo scopo dell'istituzione può cambiare, deve cambiare nel tempo, ma se l'istituzione c'è per conservare la memoria, allora saprà usare le tecnologie. Se l'istituzione non c'è, il flusso di informazioni si perde, e non è vero che la tecnologia la conserva, la tecnologia da sola fa poco. Ed è un ulteriore tassello al discorso che facevamo stamattina sul ruolo degli archivi come istituzioni, no? Come soggetti che devono essere non magazzini di raccolta, ma istituzioni vive, che devono sapere nello stesso tempo, archivi e biblioteche, cioè come istituzioni che devono trovare nel rapporto con l'esterno la funzione loro propria, che è funzione culturale di scambio informazione. Se si considera la raccolta di documenti solo un fatto feticistico, legato unicamente ad un uso immediato o ad un desiderio di pura e semplice archiviazione passiva, il rischio della perdita è altissimo. Se le informazioni sono raccolte, conservate, perché se ne vive l'importanza per l'oggi, e questo dicevo io, noi consideriamo il nostro archivio un fatto contemporaneo, non del passato. Se lo si vive come fatto del contemporaneo, allora anche il problema delle scelte tecnologiche, del cosa è lo strumento più utile, diventa vivo. Questi problemi, se ho ben capito, ma questo Belchi me lo potrà dire, derivano da situazioni in cui si considera l'archivio un deposito morto. Per cui dice, io ho tutti questi libri, ma che me ne faccio? Li digitalizzo, ma facendo così, io perché ho un'idea di ridurre la dimensione del cimitero, perché devo tenere un cimitero così vasto per tenere tutti questi cadaveri? Li digitalizzo e li metto in una scatola, però la mia mente è sempre quella
di custode di cimitero. Questi problemi sono problemi di un mondo nel quale appunto chi vive la vita degli archivi la vive come fatto di cultura, cioè vitale, cioè, strumenti della conoscenza continua, strumenti della vita continua. E questo è un po' era proprio uno dei temi che abbiamo trattato questa mattina e è uno dei temi che ci porta a ragionare del nostro rapporto archivi e mostre come archivio e a valutare l'archivio della Biennale come un archivio che crea e determina una realtà vitale, non una realtà sepolta, una realtà cioè che ci serve. Mentre non so quale sia l'ambizione, che io volevo fare una domanda, qual è, cioè visto che l'ha conosciuto, qual è l'ambizione di quel signore di Alessandria, che sentito così mi sembra un folle, ma può darsi invece che sia una persona della grande saggezza, o della grande, e il folli siamo noi. È folle lui o folli noi, l'uomo di Alessandria? I think he is definitely very smart. 2 years ago, he also got an even larger donation from France, which made them now one of the largest Francophone libraries in the world as well, because the National Library in France was always collecting three copies of every newly published book. And also for budget cuts, they decided to go back to two, and he got the third one of all of the French Royal Library, or not Royal, but the French National Library. So I think he very wisely sees the value that's embedded in these books. Also, he has the advantage of being in a situation where he's well-funded, so that helps. But I think he has a long-term view of things, and I wouldn't say he's crazy, no. I think sometimes maybe Brewster Kahle is a little bit crazy with the Internet Archive, because there, I mean, it's a sort of technological approach to books, because he disregards the content. I mean, that's why I include the scene where he shows all these books that I would think like maybe get rid of them. You know, like about nursing in 1972. Maybe there are better books about nursing now. But I mean, I think Library of Alexandria, I think, made a very wise decision to collect these books, and they have built a building that is allocated for the future, and they do digitize all these books, make them searchable, but also they translate them into Arabic and make them searchable text based in Arabic script. So that's a huge contribution to science and knowledge in Arabic world. This is such a beautiful setting, so I think I applaud your efforts to make a living archive. And I think this is a very good example. This is a beautiful space, and the Biennale's long tradition has a really unique position, I think, to be an institution that can logically bring forward these kind of issues. From time to time we have the temptation to digitalize everything, but from time to time we stop it and we tend to find what, as I was saying this morning, of course digitalization is of course a technical tool through which you have to preserve all those information that cannot be preserved otherwise. So we have from sounds to whereas there is a part of our work that has to be preserved as it is. This is not because of fetishism of things, but because of the value that still now has the
what we were saying, calling this morning the context. The context is as important as the content for whatever document you find in an archive. And to establish relationship between what you find there and what is supposed to be around it is as important as the information that is given by one single document. And sometimes in any time we have been in an archive, I mean, up to now, I mean, I don't know how this can be solved by technology, but up to now, if you get into the original documents, you have a probability to meet the context higher than if you get to the document digitalized, because there are a lot of informations in the original documents of all kind that can be lost through the digitalization. This seems to be another aspect of that. So we have decided, for instance, here not to digitalize our historical archive. We digitalize all the rest, all the documents, the collections, but our historical archive that you can find in another place, where are all the documents. If you really are interested in those documents talking about the content of the document plus the context in which those things were done, have been decided, I mean, to see at which point of the file is a document is as important as the document itself. So, I mean, there is this world so complex. We were talking about complexity this morning. I mean, there are all these complexities that have to be considered. But we thank you for your document and to have brought us one a sort of a nightmare, if I may say so. But no. But it's great because I mean, since the theme of today was complexity, your contribution has been definitely very important to the widen this the idea that, as our Professor Millis was quoting Mao, wasn't it? Cosa posso fare un'osservazione? Bellissimo. Fa riflettere molto. L'osservazione è questa. Mi sembra che i problemi si possano, forse se li dividiamo è più semplice affrontarli. C'è un problema che chiamerei l'obsolescenza della rete, cioè la scomparsa dei siti a tecnologia vigente, no? Cioè io ho fatto una pagina quando ero deputato negli ultimi 5 anni, avevo fatto una pagina che era fatta molto bene da una mia collaboratrice molto brava, poi non ho pagato non so quale tributo alla... la pagina è scomparsa completamente, quindi io ho perduto completamente tutto quello che ci avevo messo dentro, giù, importante, non importante, è scomparsa. Allora il primo problema è... So che c'è un sito americano, mi hanno fatto vedere che c'è un sito americano, archive, non so che cosa, no? È questo qui, è questo stesso. Non avevo capito che era americano, pensavo fosse... Ecco, lì ho ritrovato la pagina. Quindi questo aspetto risolve un pezzo del problema. Noi abbiamo un luogo dove possiamo ritrovare i siti nelle loro versioni originarie. Il secondo è quando cambiano le tecnologie. Questo è drammatico. Però guardate, già esisteva questo problema, non è un problema del web. Io ho ereditato da mio padre una collezione di dischi in vinile e anche un apparecchio dei primi anni 60 che consente di ascoltarli. L'apparecchio non funzionava, ho trovato un tecnico che me l'ha aggiustato e mi ha detto, guarda, ho trovato dei pezzi che non si trovano più. Li ho trovati e quindi ho aggiustato l'apparecchio. La prossima volta che si rompe non sono sicuro che si trova, anche se ora c'è un ritorno al vinile.
ma questo è un altro discorso, diciamo, prendiamolo come un esempio. Questo è un secondo problema, cioè il problema che richiede il governo di queste cose, cioè ci vuole qualcuno che si interessi programmaticamente di tradurre progressivamente, se no perdi naturalmente un pezzo della... Non mi stupisce per nulla, perché io ho cominciato a lavorare col computer quando c'era ancora il doppio drive e ho perso completamente una larga parte di quella documentazione. La terza cosa che volevo dire è: se un documento nasce in digitale, non abbiamo non possiamo scegliere. Se un documento nasce in digitale, o scegliamo che tutto quello che è digitale lo traduciamo in cartaceo, ma a me mi sembra una follia, come se ai tempi di Gutenberg ci fosse stato qualche monaco che col stilo avesse copiato i libri a stampa di Gutenberg, preoccupato che non si conservasse quel testo. Non credo che sia possibile far procedere a retromarcia nella storia. Quello che nasce in digitale, dobbiamo trovare la maniera di conservarlo in digitale. Non mi pare che ci sia altra soluzione, insomma. Io penso che dobbiamo affrontare i problemi uno per uno, cercando per ognuno di questi problemi una soluzione. Il primo è la soluzione dell'archiviazione in un luogo o in più luoghi, l'archiviazione di tutti i materiali che circolano nella rete. Il secondo è invece quell'altra cosa che abbiamo detto. Il terzo è che se nasce in digitale deve essere conservato inevitabilmente in quella forma. Come inizio do la parola a Deborah Rossi, responsabile organizzativo dell'Archivio Storico delle Arti Contemporanee della Biennale, di cui abbiamo già sentito parlare dal Presidente, ma che comunque ci farà un affondo problematico e metodologico su quello che sta succedendo in questo meraviglioso archivio. Grazie, grazie Rilde e buongiorno a tutti. Il mio sarà un intervento molto breve, il Presidente ha già parlato dell'archivio, di quelli che sono gli indirizzi seguiti nell'organizzazione e nello sviluppo di questi ultimi anni. Dopo la discussione di stamattina e dopo aver visto anche il documentario di Brecht, vorrei solo soffermarmi su alcuni punti che riguardano il rapporto tra l'archivio, l'ASAC e il digitale. Chi vi parla ha la fortuna di aver acquisito la responsabilità organizzativa dell'archivio dopo che era stata ritrovata una casa, due sedi idonee per la conservazione delle collezioni dei fondi e quindi un archivio che poteva essere riconsultato, ritrattato e riordinato. Non smetterò mai di ricordare la collaborazione con Eride, con la sovrintendenza, avviata e poi portata a un punto cruciale di efficacia nel 2008 per il riordino dei nostri, del fondo storico, del fondo di deposito e delle collezioni. E quindi la visione attuale sull'archivio ovviamente riparte, eredita anche degli strumenti avviati nel passato e avviati in un momento in cui una sede idonea non c'era. E devo dire che la tentazione di scivolare in un archivio universale che raccogliesse in modo digitale tutti i contenuti delle collezioni, quella era stata sfiorata anche in passato, con l'attenuante del fatto di non disporre di una sede idonea, che non è un punto non da poco da tenere in considerazione. Ed era stato quello l'idea di sviluppare un sistema che attualmente è ancora funzionante, digitale, una piattaforma che doveva essere un database con un'interfaccia online che avrebbe dovuto fungere da strumento di catalogazione, di fruizione e di conservazione, quindi con una serie di più funzioni.
In realtà oggi la SACDATI è uno strumento funzionante ed è sostanzialmente un database che serve a facilitare la consultazione e la fruizione dei fondi, soprattutto da remoto. È uno strumento articolato per fondi e sostanzialmente su un filone di fondi e manifestazioni, dove un po' alla volta sono implementati determinati contenuti. È stata completata tutta la catalogazione delle mostre del cinema, gran parte delle mostre d'arte, tutte le informazioni sulle mostre di architettura. Alcune collezioni sono digitalizzate e inserite, penso a tutta la collezione dei manifesti, però diciamo che è uno strumento ancora in fase di elaborazione, che come strumento di consultazione va perfezionato e soprattutto, e qui poi mi ricollego a una delle osservazioni che è stata fatta stamattina, vanno compresi come poter creare i legami tra queste diverse informazioni. E questo perché l'archivio è costituito dalle carte storiche della Biennale, ma è costituito anche da una serie di collezioni che hanno l'impronta delle persone, dei conservatori che le hanno create, che le hanno accumulate, hanno una visione alla base non uniforme, non di facile forse lettura comune. E anche il problema nel creare questi collegamenti e questi legami è poi il problema anche di leggere le possibili chiavi, cioè di dare le possibili chiavi di lettura e di consultazione, perché come ricordava anche il professor Meli stamattina, non è soltanto lo studio di una determinata materia, un determinato avvenimento, ma è anche delle modalità con cui quella materia è stata concepita, è stata catalogata, è stata regolamentata. E quindi è uno strumento, diciamo, di consultazione che attualmente è in fase di elaborazione. Ma una delle idee era quella di renderlo una specie di palazzo universale. Noi ricordiamo tutti il palazzo di Marino Auriti, che apriva la mostra di Massimiliano Gioni, che avrebbe dovuto raccogliere in modo digitale tutti i contenuti dell'archivio, cosa abbastanza difficile poi da pensare attraverso la digitalizzazione. Sulla digitalizzazione, come ha accennato stamattina il Presidente, in realtà l'approccio è stato quello di digitalizzare in funzione della necessità di conservare e quindi di intervenire su quelle parti di fondo storico o di collezioni che altrimenti sarebbero andate perdute se non messe in sicurezza o duplicate, digitalizzate in modo che la fruizione non compromettesse la stessa conservazione. Penso alla nostra serie Copia Lettere, che è una serie straordinaria appunto di veline, di materiali di cui il contenuto è di interesse straordinario, ma che la consultazione evidentemente continua, ne comprometterebbe la conservazione. E quindi l'intervento anche attraverso collaborazioni con centri di riferimento di eccellenza per ritrovare dei formati, dei nuovi formati che consentissero di recuperare parte delle collezioni che avevamo. Allora, dalla collezione di lastre che sono state messe in sicurezza e restaurate, lastre che erano state tramandate in contenitori del tutto idonei di carta comune che ne avrebbero compromesso la conservazione, al recupero soprattutto della mediateca, qui a mio fianco il professor Bordina che ci ha aiutato nel restauro e digitalizzazione di tutta quella serie di video d'artista che avevamo, che non solo sono stati digitalizzati e recuperati, ma poi il professore ne parlerà con molta più competenza della sottoscritta, ma nel momento in cui sono stati recuperati dal formato originario ne è stato recuperato anche parte del contenuto che via via nel tempo era stato perso con le diverse duplicazioni. E quindi tutto questo naturalmente quindi inserendo, legando il digitale al lavoro del nostro staff, del nostro archivio, proprio perché anche
anche questo, attuando un altro degli indirizzi di cui parlava il Presidente, ogni istituzione deve saper individuare le giuste strade di implementazione della tecnologia, ma deve anche saper usare quella tecnologia e quindi sviluppare parallelamente anche una serie di competenze di presidio interno che siano in grado di governare gli strumenti e di guidare gli studiosi nella consultazione. Questo, qui devo ringraziare lo staff di giovani archivisti e bibliotecari che supportano tutta la nostra utenza in modo assolutamente efficace e competente. Un'ultima osservazione. Il problema di cosa dovremmo documentare rispetto alle mostre in corso, rispetto alle attività in corso. Anche su questo una nuova riflessione, sullo stabilire intanto una modalità nuova sfruttando le nuove tecnologie e quindi attraverso una riproduzione della mostra, non più come stiamo facendo a partire da materiale d'archivio e quindi parte della fototeca, dell'archivio degli artisti per la ricostruzione delle mostre di Zeman che stiamo implementando in questo momento, ma attraverso, in relazione ad ogni progetto di ogni curatore, di una specifica azione di documentazione capillare, sia fotografica che video. Magari soprattutto avvalendoci della collaborazione dello stesso direttore artistico, che può aiutarci nel trasmettere la sua esatta visione della mostra. Questo è stato fatto con Gioni, ne stiamo pensando anche in relazione alla mostra in corso di Rem Koolhaas. E poi chiedendo anche ad ogni direttore, questo per bypassare questo problema appunto della perdita della corrispondenza, diciamo, dei rapporti correnti che hanno portato alla costruzione della mostra, di lasciarci un rapporto sulla sua documentazione della mostra, cioè di lasciarci quelli che lui ritiene degli elementi significativi rispetto alla costruzione, alla progettazione della sua mostra. È una ricostruzione certamente fatta dal punto di vista del curatore, però comunque è una chiave di lettura che ci sembra la più autorevole e più oggettiva rispetto a un progetto curatoriale. E quindi anche vedere tutta questa serie di processi di documentazione come l'esito di una serie di best practice interne, di procedure interne, che portano a far confluire nell'archivio l'esito finale di quella che è la nostra attività, l'esito della nostra organizzazione. Questi direi gli spunti, però mi piacerebbe passare la parola ai colleghi del CCI che si stanno ascoltando per capire come si pongono loro rispetto a questi nuovi problemi di archiviazione e delle mostre. Grazie. Adesso sentiamo i nostri colleghi del CCI, che già vedo, mi scuso di averli fatti attendere veramente, e quindi passiamo la parola a uno dei due, quello che vuole parlare per primo. Grazie dell'invito. Io sono Mirko Zardini, Giovanna Borasi con me, il chief curator del CCA. E volevo spiegare quello che stiamo facendo al CCA partendo da una breve descrizione di quali sono le ragioni dell'esistenza degli archivi al CCA. Prima di tutto, la nostra collezione di materiali viene concepita da noi come una unica collezione, quindi non esiste più, se non per motivi tecnici, una suddivisione tra le diverse componenti, archivi, disegni, fotografie, e libri o riviste o effemera. Lo scopo di questa collezione è uno scopo legato alla ricerca, cioè possiamo definire il CCA come un centro di ricerca che ha inglobato alcune delle funzioni dei musei e degli archivi, oppure possiamo pensare come un museo orientato alla ricerca.
e l'obiettivo non è documentare tanto attraverso i materiali che abbiamo nella collezione una descrizione degli edifici, ma piuttosto ci interessa avere nella collezione dei materiali che siano in grado di spiegare la maniera di svilupparsi di un progetto, la maniera di pensare di un architetto. Tutto questo materiale è raccolto in funzione di una futura ricerca di carattere interdisciplinare. La collezione è stata creata a partire dagli anni 70, si è aperto al pubblico nel 1989 e quindi tutto l'idea stessa di collezione è molto influenzata dall'idea di archivio, che in quegli anni era molto importante, e in cui si è passati da un'idea di archivio come repository all'idea di archivio come principio ordinatore dei diversi materiali. Allora, sì, abbiamo più di 170 archivi, sto parlando di archivi tradizionali, quindi archivi su carta, e questi archivi hanno un carattere, questa collezione sì, ha un carattere particolare perché è una collezione basata sull'idea di raccogliere i materiali al di là delle divisioni geografiche nazionali, ma con un mandato internazionale. Ora, non so, Giovanna, puoi descrivere meglio la collezione del CCA, gli archivi che ci sono? Diciamo, questi due aspetti che Mirko ha sottolineato del mandato internazionale e l'idea stessa della ricerca che è fondamentale al CCA, spiega effettivamente il perché e come vengono acquisiti o collezionati, diciamo, gli archivi al CCA. In questo senso l'idea dell'istituzione è sempre stata quella di cercare appunto architetti che abbiano sviluppato nel loro lavoro certo un lavoro, diciamo, di produzione di edifici e progetti, ma sempre anche con un apporto di un contributo teorico, un apporto di idee nel loro lavoro. In questo senso, perché l'archivio, nel senso che in questo senso l'archivio raccoglie non solo i disegni, i modelli e tutto quanto, diciamo, relativo proprio al progetto stesso, ma anche in maniera significativa il modo di pensare, la stessa biblioteca degli architetti, la stessa, gli appunti, le persone che incontravano, e questo dà effettivamente la possibilità di questa ricerca estremamente vasta sul lavoro del singolo architetto, ma anche la possibilità di metterlo in un contesto di relazioni che l'architetto stesso aveva o di una relazione con il momento storico in cui ha operato, eccetera. C'è da dire anche che il CCA ha iniziato effettivamente a collezionare archivi negli anni, diciamo, negli anni 80, e quindi c'è sicuramente un forte componente di architetti che in quel momento hanno avuto un lavoro significativo. Quindi è interessante vedere come in questo momento al CCA si sta anche riconnettendo questa serie di relazioni che magari in qualche modo gli architetti avevano in quel momento. Quindi parliamo di per esempio l'archivio di Peter Eisenman, James Sterling, l'archivio professionale dello studio di Aldo Rossi, recentemente donato l'archivio di Alvaro Sisa, e quindi questi archivi, questa è, devo dire, la cosa speciale del CCA, sono possibili, la ricerca è possibile farla, diciamo, seguendo l'opera di un architetto o di capire effettivamente in quel momento quali erano le idee e il contesto in cui tutti questi architetti lavoravano. Come dice Mirko, parliamo di 170 archivi, quindi archivi istituzionali, archivi internazionali, archivi canadesi, e in questo senso sono archivi più
tradizionali di, appunto, di disegni, modelli, eccetera. Però già con l'archivio di Peter Eisenman è cominciato a porsi al CCA la questione del digitale, non tanto in termini del fatto che dovevamo risolvere un problema che sicuramente c'è della conservazione del disegno, delle idee prodotte, diciamo, con l'uso di computer, software, eccetera, ma come effettivamente Eisenman ha passato, ha introdotto l'uso di software, computer, eccetera, nel suo modo di pensare l'architettura. Quindi già diversi anni fa, quando l'archivio era stato acquisito, il problema più appunto da un punto di vista concettuale era diventato per me importante. Nel 2003 Mirko, insieme a Daniel Langlois della Fondazione Langlois, che è una importante fondazione a Montreal legata alla preservazione all'indagine, diciamo, sul digitale più nel mondo dell'arte, aveva iniziato questa ricerca già nel 2003 con un seminario che si chiamava Devices of Design, in cui effettivamente si guardava a come il rapporto tra dell'architetto con gli strumenti che venivano utilizzati per concepire l'architettura stessa. E da lì abbiamo iniziato questo percorso in cui spostandoci, diciamo, dagli archivi degli anni 80 verso la fine degli anni 80, quindi a metà dagli anni 90 al 2000, a cercare di capire come si poteva raccogliere e catturare questo momento in cui l'istrumento, computer, software e tutta questa nuova dimensione che gli architetti stessi utilizzavano, ma anche producevano, nel senso che nella nostra ricerca vediamo che molti architetti inventano loro stessi software per arrivare a realizzare l'architettura che intendono, come noi, come istituzione, possiamo catturare questo momento storico. Da qui nasce ovviamente l'esigenza di capire come gestire poi tutto questo archivio che nasce digitalmente, che è un problema molto diverso, diciamo, da quello della digitalizzazione. E abbiamo iniziato con Greg Lynn, a questo punto un po' di anni fa, un processo di, appunto, di creazione di una nuova parte del nostro archivio, che diciamo l'inizio sono una scelta molto precisa di 25 progetti, che sono stati progetti chiave legati ad architetti che vanno da Frank Gehry, Peter Eisenman, a Zadid, Foreign Office, eccetera, che hanno progetti chiave nella loro opera, diciamo, legati a questa idea di cambiamento concettuale rispetto all'uso dei software, computer, eccetera. Tutto questo, quindi, per noi la digitalizzazione degli archivi non è un problema sicuramente, ma noi operiamo rispetto alla digitalizzazione degli archivi sulla base di progetti di ricerca, mentre per noi un progetto, il punto che ci interessa moltissimo oggi è gli archivi Digital Born Archive, e soprattutto è chiaro che oggi tutti i progetti degli architetti, degli studi professionali oggi fanno ricorso a una produzione legata alla presenza del software. Non è che a noi interessi in modo particolare questo uso generale del software che oggi avviene. Ci interessa, a partire dagli anni, fine anni 80 fino al 2005, riuscire a raccogliere i progetti più sperimentali. Quindi sono i progetti che hanno utilizzato il software, diversi software combinati insieme, molti di questi senza licenza, con quindi problemi anche di carattere legale, e riuscire
utilizzare questi progetti come un caso studio, un esperimento, nel tentativo di comprendere quali possano essere i problemi nella conservazione e nella accessibilità futura di questi archivi. È un processo molto lungo, cui abbiamo avuto parzialmente un sostegno da parte di alcune delle società di software come Autodesk, ed è un progetto di ricerca che parte motivato da una osservazione molto semplice. Molti di questi materiali sono già inaccessibili, per cui ci siamo sentiti in dovere di intervenire per cercare di raccogliere quanto è ancora possibile raccogliere. Tutti questi progetti sviluppano strategie molto diverse nell'uso del software. Si va dai primi progetti in cui l'uso del software e di alcuni software è combinato all'uso tradizionale dei disegni su carta, in cui praticamente la velocità di produzione del disegno su carta era equivalente alla velocità di produzione di elaborazione del disegno da parte del computer, ai progetti che invece coinvolgono l'uso di dei rapporti molto specifici con la media art negli anni 2000, e quindi con problemi di carattere tecnico completamente diversi. È quindi un progetto per noi, un progetto di ricerca, un'esplorazione, e per diversamente da quanto di solito facciamo con gli archivi, cioè c'è prima un processo di acquisizione, poi c'è un processo di stabilizzazione dell'archivio, un processo di catalogazione e di conservazione dei materiali, e quindi solo alla fine si pone il problema dell'accessibilità. Abbiamo deciso di partire in parallelo con tutti i diversi componenti dell'attività del centro, per cui da una parte abbiamo un processo di acquisizione, parallelo a questo abbiamo un processo di stabilizzazione e conservazione dei dati che riceviamo, parallelo a questo attraverso delle mostre abbiamo già fatto dei test per comprendere l'accessibilità di questi materiali e soprattutto la possibilità di renderli comunicabili. Quindi la cosa interessante è che, ad esempio, nel caso di, abbiamo già fatto due mostre, una prima Archaeology of the Digital e la seconda Archaeology of the Digital 2 Media and Machine, in cui chiaramente si è posto il problema di rielaborare alcuni di questi materiali per renderli accessibili e comprensibili. Quindi si pone il problema, che prima era stato anche accennato, del lavoro curatoriale che diventa, come dire, separato dall'archivio propriamente detto, ma che diventa, come dire, un archivio parallelo che si aggiunge alla presenza dei dati originali che vengono incamerati in questo momento. Una cosa che però è importante dire che in realtà, quindi si tratta di un progetto di ricerca in questo momento, per cercare di comprendere quali possano essere i meccanismi di conservazione e di accessibilità di questi materiali, paralleli anche alla possibilità di offrire alla ricerca su quel periodo una documentazione molto diversa da quella che è stata disponibile fino ad oggi, quindi basata su dei documenti fino ad oggi non accessibili. Tutto questo pone un problema molto particolare, perché che si può già anche comprendere dal fatto, dall'accenno che ho fatto al materiale elaborato per le mostre in funzione della possibile comprensione dei progetti. Noi fino ad oggi abbiamo pensato che a una netta distinzione nell'attività di un'istituzione tra l'archivio
e le attività istituzionali. Curatela di mostre, programmi, conferenze, seminari, eccetera, eccetera. Ma è chiaro che tutto questo materiale che viene prodotto oggi è un materiale che è immediatamente accessibile su vasta scala attraverso il digital recording. Tutte le conferenze, i seminari, tutte le attività legate alle mostre sono dei materiali elaborati che vengono immediatamente, come dire, entro immediatamente a far parte di un archivio istituzionale che però è anche direttamente accessibile al ricercatori o a un pubblico più vasto. Quindi il problema degli archivi oggi di un'istituzione come CCA è che non è soltanto l'archivio, la collezione non è soltanto rappresentata dal materiale che noi acquisiamo, è sempre più anche costituita dal materiale che viene elaborato all'interno dell'istituzione attraverso e che viene conservato nell'archivio istituzionale. Questo è abbastanza interessante perché introduce come tema un ruolo, come dire, non soltanto curatoriale, archivistico o curatoriale, ma sempre più un ruolo editoriale da parte delle istituzioni che hanno a disposizione un'enorme quantità di materiali che possono essere resi accessibili attraverso i nuovi media, il web, un'accessibilità online. Allora, moltissime istituzioni si trovano in questa situazione e alcune come la Tate, come il British Museum, hanno già iniziato una strategia editoriale che si sovrappone alla strategia curatoriale, suggerendo come futuro ruolo per le istituzioni un ruolo sempre più forte in termini di broadcasting e di un ruolo editoriale a larga scala, e quindi non sovrapponendo il ruolo editoriale a quello curatoriale. Ora, tutto questo ragionamento, il fatto che noi oggi abbiamo sempre più dei materiali o archivi tradizionali digitali, nel senso che arrivano degli architetti, o materiali prodotti istituzionalmente di carattere digitale, e che tutto questo materiale è accessibile online, o potrebbe essere accessibile online, solleva un problema concettuale non indifferente. Cioè, noi siamo sempre, pensiamo sempre alle istituzioni in maniera molto tradizionale, come a un edificio che ospita dei manufatti e dei documenti fisici e che è accessibile da una comunità fisica generalmente geograficamente limitata. O proporzionalmente è proporzionalmente accessibile in termini geografici rispetto alla vicinanza. Ora, all'interno di questo meccanismo, noi abbiamo oggi dei materiali digitali o digitalizzati, quindi digital born o digitalizzati, e abbiamo sempre più la possibilità di rendere accessibili questi materiali online con delle pubblicazioni via il web, soliti website, o con delle pubblicazioni come EPUB o digital publication, application, cose di questo genere di cui noi facciamo largo uso. Io credo che uno dei problemi sia di concettualizzare il problema del digitale, quindi della digitalizzazione degli archivi, degli born digital archive, della produzione di materiale sempre più in forma digitale, pone un problema concettuale per le istituzioni molto rilevante, e credo che l'unica possibilità sia quella di cominciare a pensare alle istituzioni come costituite da due edifici, un edificio fisico
in cui avvengono certe cose, in cui vengono raccolti certi materiali, e un edificio digitale che serve, opera, serve una comunità molto diversa e opera in maniera molto diversa. Quindi l'idea di pensare a un'istituzione non più come un edificio ma due edifici potrebbe essere anche molto interessante, perché questo produce come dire una specie di conflitto tra questi due meccanismi. Da una parte abbiamo una dimensione fisica e un'accessibilità fisica, dall'altra parte abbiamo una dimensione digitale e un'accessibilità digitale a dei materiali diversi o simili. Poi si tratta, c'è sempre la possibile sovrapposizione e trasposizione di questi tipi di materiali. A CCA noi stiamo lavorando su queste ipotesi, e questo comporta una profonda trasformazione anche della cultura dell'istituzione, per cui in questi ultimi due anni abbiamo iniziato un progetto di retraining di tutto le persone che lavorano al CCA in funzione di una doppia dimensione del loro lavoro, che nel suo tempo è una dimensione di carattere tradizionale, e a questo si aggiunge una dimensione della cultura digitale. E io credo che senza questa trasformazione istituzionale e questa trasformazione culturale di tutte le componenti di un'istituzione non ci siano le basi per affrontare in maniera strategica l'idea della digitalizzazione o del born digital material. Credo che sia molto importante definire sin da oggi questa visione all'interno della quale poi questo tipo di materiali opereranno in futuro. Per quanto riguarda il tema della conservazione, chiaramente è un tema che nessuna istituzione può risolvere in maniera isolata, è un problema anche di una situazione intermedia in cui ci troviamo oggi, in cui il mondo della produzione di software non ha ancora affrontato in maniera adeguata e risolto alcuni problemi di migrazione e di accessibilità tra le diverse software presenti. Quindi si tratta, secondo me, di trovare una soluzione intermedia che ci permetta di mantenere e rendere in parte accessibili i materiali che abbiamo in questo momento, ma credo che la soluzione definitiva possa venire soltanto da una trasformazione del paesaggio, come dire, del mondo della produzione di software. E ad esempio Autodesk suggerisce una tesa di 5-10 anni per avere una possibile trasmigrazione tra i diversi software in maniera, come dire, accettabile rispetto alla qualità dei contenuti che vogliamo preservare. Giovanna, non so se tu... Forse semplicemente aggiungere ancora sul progetto del digitale che stiamo, come Mirko spiegava, è un progetto di ricerca, e quindi in realtà è anche un progetto che coinvolge tutta l'istituzione, perché appunto un progetto di ricerca su una questione di conservazione è un progetto di ricerca su in qualche modo anche la creazione di un nuovo tipo di scholar, perché ovviamente le persone che verranno a guardare questi materiali hanno e devono avere una conoscenza effettivamente anche molto più approfondita di quelli che sono i software e il modo di lavorare effettivamente verso di un architetto con computer, eccetera, piuttosto che la carta o modelli. È un progetto di capire anche come mostrare
dottor Barat è stato qua a Montreal quando effettivamente c'era una di queste mostre, capire come anche far diventare interessanti per un pubblico materiali che diciamo possono essere difficili da comprendere o non particolarmente affascinanti perché non sono mai, come dire, un prodotto finale, ma sono sempre un disegno che rappresenta una fase del progetto. Per cui, diciamo, questo è anche un progetto che rappresenta molto il carattere del CCA, nel senso che è un progetto, nasce come un progetto di ricerca, quindi ammette anche magari i limiti o gli errori che faremo, diciamo, in questo percorso e ma espone anche direttamente alla comunità effettivamente quello che stiamo facendo, cercando di anche condividerlo il più possibile in modo da effettivamente arrivare, come diceva Mirko, a una sorta anche di comprensione con altre istituzioni. Questo sicuramente è un progetto enorme che da soli non siamo in grado di fare, soltanto, diciamo, includendo anche il contributo di altre istituzioni. Noi ci troviamo di fronte, abbiamo di questi 25 progetti, già più della metà sono qui al CCA, ci troviamo di fronte ogni volta a dei problemi diversi e abbiamo investito moltissimo nelle tecnologie all'interno del CCA, stiamo investendo perché ci siamo resi conto di non avere una struttura adeguata e chiaramente abbiamo avuto molti seminari, molti incontri con il mondo della ricerca, con gli architetti stessi, gli ingegneri che hanno lavorato con loro, le persone che hanno sviluppato alcuni di questi software per loro e con compagnie come Autodesk. E non è che noi abbiamo trovato una soluzione. Di volta in volta, siccome sono tutti progetti non standard, in cui in ogni caso sono stati usati software diversi, sono stati affrontati problemi diversi, è proprio per noi un progetto di ricerca, molto probabilmente è un progetto di ricerca che porterà a definire dei problemi in maniera più chiara. Parlando appunto con Autodesk, loro indicavano un periodo tra i 5 e i 10 anni di attesa per poter contare sulla possibilità di avere dei software in grado di stabilizzare l'accesso in maniera unitaria a diversi tipi di documenti elaborati oggi in maniera molto specifica. C'è anche da dire che quello che è venuto fuori in queste discussioni che abbiamo avuto, cioè il fatto mettendo insieme c'era una domanda che il collega Stefano Vitali, un sovrintendente archivistico che si occupa di digitale ormai da tanti anni, voleva porre a Mirko. Rapidamente, perché molto brevemente, proprio su quest'ultimo aspetto, non ho ben capito in che cosa consiste appunto questo recupero dei materiali digitali che voi fate, cioè voi praticamente portate su versioni non obsolete i materiali digitali che sono stati elaborati con software che appunto attualmente non sono più accessibili o utilizzate altre metodologie tipo quello appunto di sperimentare formati aperti che permettano una conservazione più a lungo termine. Questa un'ultima notazione, insomma, questa affermazione di Autodesk che io ovviamente non sono in grado di valutare, vorrei capire esattamente che cosa vuol dire. Vuol dire che Autodesk sta pensando a fare dei formati aperti o sta pensando a ad avere degli strumenti che permettano una reinterpretazione dei materiali che sono stati
appunto redatti con versioni che attualmente sono diventate obsolete, perché ovviamente il problema non è solo quello del software come dire, di lettura dei dati, ma è anche quello dei sistemi operativi, quindi le due cose sono collegate. Vorrei capire meglio come questi problemi riescono in qualche modo a essere superati nei vostri progetti. Grazie. Aggiungo solo una cosa, poi sicuramente Mirko, allora appunto la nostra collaborazione con Autodesk, ma con anche altre anche altri gruppi, perché quello che abbiamo scoperto molto in maniera, una delle prime cose che abbiamo capito è che in realtà molti degli architetti usavano il software, ma usavano software che non erano stati progettati per disegnare architettura, diciamo. Quindi le persone di Autodesk ogni volta parlavano di misuse dei software. Quindi la grande difficoltà non è solo che un architetto usava la versione AutoCAD 3, diciamo, ma che usava quella e tutta una serie di software, o che facevano loro, cioè con script fatti da loro, o mescolandolo con altri sistemi di cose che erano o aperti o non, di aziende che non esistono neanche più, diciamo, stiamo parlando veramente dei primi anni 90. Autodesk ci ha donato una serie di software obsoleti. La situazione è anche che Autodesk loro stessi non hanno molto spesso le versioni d'archivio dei loro stessi software, diciamo, loro stessi non mantengono in vita il loro sistema, il loro software e i sistemi operativi legati al loro software. Però quello che loro hanno fatto, ci hanno donato una serie di software obsoleti. In questo senso noi possiamo aprire molti dei disegni nella versione originale che gli architetti hanno usato. Dopodiché l'altra ricerca che dobbiamo fare è di cercare quali altri di software sono possibili oggi sul mercato, sono presenti, per poter aprire tutti questi disegni archiviati. È chiaro che, adesso dico stato più preciso, sulla quello che cui parlava prima di Autodesk, quello che ci siamo resi conto è che per Autodesk è come se stessero entrando anche loro in questo problema dell'archiviare, che non è un problema, perché essendo loro una compagnia orientata, come dire, anzi a vendere sempre diciamo la versione più aggiornata, è come se fosse controproducente per loro cercare di mantenere in vita come dire, le versioni precedenti, e quindi in realtà è un tema nuovo anche per loro. No, la conversazione con Autodesk, la mia impressione è che sicuramente un sistema aperto Autodesk non sarà mai interessata, ma quello che emerge è che anche non solo nel mondo delle istituzioni degli archivi, ma nel mondo generale della produzione, e si pone sempre più il problema dell'accessibilità a materiali elaborati con sistemi non più in uso oggi. Per cui Autodesk ha, secondo me, e alcune compagnie hanno individuato in questo un possibile mercato futuro e stanno, come dire, ragionando sulle possibilità offerte da questo mercato futuro. Quindi, molto probabilmente, questo porterà alla produzione di alcune soluzioni che potrebbero essere utili anche per il mondo degli archivi e delle istituzioni come noi. Per il momento noi, a parte l'idea di ricevere questi materiali, stabilizzare, conservazione, dark archive, eccetera, l'operazione che stiamo facendo è di accedere a questi materiali per quanto possibile attraverso i progetti delle mostre, ed è un accesso campione che facciamo per valutare i diversi tipi di problemi che esistono.